attesa che ci si possa collegare con Leonardo e parlare di quanto accaduto sulla strada provinciale 76 La Coia San Nicandro ieri sera, non tanto per la notizia in sé di cronaca, ma perché bisogna parlare di un aspetto che riguarda tutti noi e chi non percorre quella strada. Non bisogna essere cittadini acquaivesi o essere nati residenti a San Nicandro per percorrere quella strada. Si va verso Bari, si va verso Palo, si va verso Grumo, si va in tante direzioni e magari si passa da San Nicandro. Insomma, ci sono tante destinazioni che ti portano a percorrere una strada. E quindi è doveroso, riteniamo, da parte delle istituzioni, in questo caso la città metropolitana, tenere alta l'attenzione, perché quella strada, come tante altre arterie stradali, da un bel po' di anni non ha la meritata attenzione. E non sono io a dirlo, ma è lo stato del manto stradale che è sotto gli occhi di tutti. Certo, non è solo quello, ma sicuramente quel tratto di strada ha una buona viabilità, ha molti mezzi che percorrono la strada provinciale a Acquavia San Nicandro e quelle buche, scansa di qua e scansa di là. E non è giusto, non è giusto. Soprattutto se poi c'è un ente che invia a chi non ha avuto possibilità di mettere i soldi da parte richiami e inviti al pagamento della tassa di circolazione e quantomeno in corrispondenza di ciò bisognerebbe fare in modo che chi circola e paga quindi la tassa di circolazione, paga la tassa di possesso di questo mezzo, prima per la circolazione, ora è diventata tassa di possesso. Tutti i superproprietari siamo diventati, e le buche restano lì, una toppa ogni tanto, una piccola pioggerellina e salta la toppa e la buca non te la ritrovi sul rettilineo, te la ritrovi in curva, te la ritrovi dopo il dosso o prima del dosso. E insomma, quella strada è una vergogna. Ce ne sono altre vergogne, lo sappiamo. Ma quella doveva essere asfaltata già l'altro ieri ed è ancora in quelle condizioni. Ma vorrei capire da chi la percorre, oltre a noi tutti, chi l'ha percorsa anche ieri, qual è la situazione. Pronto? Buonasera Leonardo, buonasera, ti ringrazio di questa tua disponibilità perché, come si suol dire, casca a fagiolo, nel senso che non si parla mai troppo dal punto di vista della prevenzione, la prudenza e quindi fattori importanti e poi ci ritroviamo una strada che certo noi non possiamo dire se è il manto stradale a causare l'incidente di ieri, ma senz'altro evidentemente non è una strada ottimale quella, ecco. E quindi non basta portare il limite di velocità a 50, lo mettiamo a 10, sì, tra poco, caro Leonardo, il limite di velocità su queste strade lo metteranno a 10 km orari. Così, andando a 10 km orari, sicuramente non ci saranno più incidenti. Ma certo, ma chiudiamole proprio le strade, se non vogliamo che ci siano incidenti. Dobbiamo rifare il manto stradale. Ma i soldini, dove sono andati a finire? Ma io vorrei capire, i soldini per le strade. Dove sono andati a finire, visto che quella strada è in quelle condizioni e tante altre pure? Oh Leonardo, ci vuoi raccontare cosa è successo ieri sera quando tu percorrevi quella strada tornando da San Nicandro verso Acquaviva? Sì, mentre percorrevo quella strada, la 76 SP, e ho visto due o tre macchine aperte, e di cui mi sono fermato pure io, e ho visto, diciamo, questa macchina che stiamo vedendo adesso, rivoltata sotto sopra. Fortunatamente, diciamo, ho subito chiamato, diciamo, il
112 o anche chiamato, diciamo, vigili del fuoco, perché la, oltre alla strada, ma poi c'era anche la bombola del gas della macchina, che se n'era anche uscita fuori dall'abitacolo di posteriore dietro della macchina. E allora come sono dicendo, c'era questo signore fuori per terra, che l'abbiamo soccorso, abbiamo chiamato anche il 118 ed è intervenuto dopo 5-10 minuti. Però la situazione, voglio dire, di quella strada non è delle buone, perché non è il primo, diciamo, io non ne parlo perché l'ho fatto per tanti anni, e non è un incidente che io ho trovato davanti. Ecco perché, diciamo, però il più, diciamo, grave, nel modo di dire grave, sarebbe questo qua, che poi ci sono stati anche dei decessi su quella strada, lo sappiamo benissimo. Però io me la pento con la provincia, perché non interviene, oltre a riparare i buchi che ci sono, ma non interviene nel senso di aggiustarlo quella strada, perché sono anni che quella strada sta in quelle condizioni. Non è, diciamo, da oggi, sono anni. Però la provincia non interviene. Mi sembra vedere come se quella è una strada che per loro non esistesse. Non so. E ritorniamo al fatto dell'incidente. E purtroppo questa macchina, diciamo, era capovolta in questa maniera, così come stava. E io l'unica cosa che potevo fare, chiamare le forze dell'ordine 112 e poi anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza sia la strada e anche la bombola del gas che c'aveva dentro, che poi è uscita fuori, che c'è anche la foto dove si vede che la bombola del gas sta proprio, diciamo, sul bordo della strada, e usciva anche da dentro la bombola il gas, si sentiva la puzza del gas. La mia preoccupazione era quella, eccola qua la bombola del gas, la mia preoccupazione è stata quella, ancora qualcuno si avvicinava con una sigaretta o qualche altra cosa che poteva coinvolgere ad accendere la bombola, allora ho mantenuto io un'altra persona, diciamo, a distanza le persone, e in più abbiamo fatto deviare il traffico sia sulla via, per la via di Cassano o la via di Alberto. La situazione non era tanto delle Quindi subito avete fatto in modo di allertare gli automobilisti che provenivano dell'incidente, quindi della necessità di tornare indietro, insomma, e prendere altre direzioni. Impraticabile. La puzza del gas della bombola era proprio eccessiva, diciamo, quindi sicuramente c'era una perdita. Eh sì, perché la bombola si sentiva proprio, diciamo, che usciva il gas dalla bombola. Si sentiva appunto del flusso, ho capito. Sì. Quindi il gas che fuoriusciva dalla bombola si sentiva non solo in quanto dall'odore, dal forte odore del gas, ma anche il rumore. Ho capito. Bene. Sì, poi sono arrivati i vigili del fuoco e avevano messo in sicurezza la bombola del gas, perché non si può mai sapere, poteva anche esplodere o quel che sia. E certo, hai detto bene che, insomma, se si fosse avvicinato qualcuno avrebbe potuto, certo, innescare l'accensione. Maggiormente se qualcuno stava fumando, sai, delle volte capita che uno distrattamente con la sigaretta si avvicina e poteva succedere un finimondo, poteva succedere. Però io, ritornando sul fatto della strada, questa strada San Nicastro, io come l'ho definita io, perché penso anche altri, per me sarebbe la strada della morte, perché sono successi parecchi incidenti Sì, è bene specificare che le immagini che stiamo guardando si riferiscono a ieri sera, non c'è nessuna relazione tecnica che dica che, diciamo, quanto accaduto dipende dalle condizioni dell'asfalto. Noi stiamo ricordando, facendo la cronaca di quanto accaduto ieri, e stiamo approfittando dell'occasione per ricordare alle istituzioni che è necessario rifare l'asfalto di quella strada, perché in pessime condizioni. Eh sì, perché fai per scansare un buco e ne prendi l'altro.
fai per scansare l'altro e poi succede, diciamo, quello che succede. Però, come diciamo, potrei anche sbagliarmi, quella è una strada tutta da rifare, non solo asfaltarla, perché ci sono parecchie curve, poi escono pure i mezzi agricoli, che ci sono dei vari terreni che escono anche sulla strada, particolarmente nelle curve. Questo, diciamo, è anche un rischio, ma molto maggiore. Quindi va rivista anche la segnaletica. Tutto, non ti viene a questo, se vedi, ma appunto, la striscia quella di continuo, quella bianca, non si vede proprio. Quella che limita la carreggiata. Sì, bravo, sì. Non si vede proprio quello che è della carreggiata. Poi anche oscura la strada, almeno io dico, dei lampioni, diciamo, non dico, ma però ogni ci vorrebbero, perché è oscura quella strada e non si vede nulla, che non si vede. Vabbè, illuminare tutte le strade mi sembra alquanto impossibile. Però, chissà quanto costerebbe. Però almeno dove stanno le curve, lo sappiamo che stanno delle curve pericolose, là almeno ci vorrebbe. Ah, più che illuminare, indicare la curva con dei lampeggianti, con qualche cosa di luminoso, per attrarre l'attenzione dell'automobilista. Giusto, a questo livello. Io avevo frainteso, avevo pensato a luci di illuminazione, insomma. No, quelle intermittenti, diciamo. Tu intendi appunto degli avvisatori luminosi che... Sì. Ho capito, in prossimità delle curve. Si andava rifatta quella strada, non solo asfaltata, ma andava, diciamo, tutta rivista, allora sì, ma in quelle condizioni, oltre l'asfalto, oltre le tante curve che ci sono, e roba varia, è normale che quella è una strada che è diventata molto pericolosa. Non è, diciamo, una strada sicura. Io dico giusto perché l'ho frequentata per parecchi anni questa strada. Io quando ritornavo a casa, che io lavoravo a Bari, quando ritornavo a casa ho trovato non un solo incidente, ma parecchi incidenti ho trovato. Diciamo, una volta sì, una volta non trovavo gli incidenti su quella strada. Però nessuno, io dico nessuno, si è preoccupato a dire di sistemare questa strada. Così era e così è rimasto. Nel senso che dopo tanti anni non è stata rivista. No, non è stata mai rivista. Ricordo benissimo che non è mai stata rivista. I buchi che stavano, quelli stanno. E non è solo da oggi. Noi speriamo che questo appello possa essere accolto, ascoltato dalle istituzioni e che possano accelerare e quindi fare in modo che il rifacimento di questa strada, laddove fosse stato già programmato, fosse anticipato e se non è stato ancora messo in cantiere, che lo si faccia al più presto, perché appunto, come hai ben detto e rimarcato, ci sono diverse buche, il manto stradale è dissestato nella maggior parte del tratto della SP76, e per cui va messo in sicurezza al più presto. Poi il traffico c'è molto traffico su quella strada. Sì. C'è molto traffico, passano i camion pure. I bus. Sì, anche i bus passano, ma non so, all'inizio li ho sempre trovati davanti. E anche i camion rimorchio passano pure. Quelli lo posso benissimo perché li trovo quasi sempre. E quindi ci sono mezzi pesanti, quindi anche gli autobus che percorrono quel tratto stradale. Ecco. Ti ringraziamo di questa tua disponibilità e vogliamo allo stesso tempo mettere in evidenza come non bisogna per forza di cose essere un tutore delle forze dell'ordine, indossare una divisa per mettersi a disposizione e dare il suo contributo, insomma, il cittadino, quindi in questo caso automobilisti che si sono fermati, hanno subito attratto l'attenzione degli altri con le luci d'emergenza, con dei triangoli che sicuramente sono stati apposti lì e soprattutto hanno dato una mano a chi non si era ancora accorto del fatto ad essere prudenti, a decelerare, a fermarsi, a tornare indietro come direzione. Ecco, questo è il tipico esempio in cui ci sono stati dei cittadini che non hanno detto: non me ne interessa, non mi interessa nulla, mi giro, me ne vado e lascio il malcapitato
senza soccorsi e tutto il resto. Invece, quindi grazie a Leonardo e a tutti coloro i quali ieri si sono adoperati per la collettività, perché avreste potuto anche invertire il senso di marcia, andarvene e fregarvene di quanto accadeva. No, non me lo so sentito, non perché diciamo, perché è stata una cosa che mi è venuta proprio vedendo anche la persona che stava fuori dalla macchina che lo stavamo soccorrendo, poi le altre macchine che venivano tutte, diciamo, allora... Ma certo, avete fatto, perché se ho capito male non c'eri solo tu, sì, ma sì, altri. Sì. No, stavano anche altre due o tre persone. Avete fatto il vostro dovere, ecco, avete fatto il vostro dovere. Questi sono i casi in cui magari si sarebbero dovute prendere le generalità di chi fa il suo dovere, perché davanti a un Presidente della Repubblica, davanti a un Presidente della Regione, davanti a un Sindaco, ci piacerebbe anche vedere persone come voi, cittadini, che ricevono un encomio, sì, per aver fatto il proprio dovere. Non bisogna fare chissà che cosa. Il proprio dovere, così semplicemente, orgogliosamente, di cittadini italiani. Grazie, Leonardo, di quanto grazie hai fatto e di averci dato questa informazione che noi abbiamo utilizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica e tutti coloro i quali seguono Liberamente Parliamone sulla necessità di essere prudenti alla guida, perché il pericolo è dietro ogni curva, come si suol dire, dietro l'angolo, e indipendentemente dalla velocità ti può sbucare qualcuno all'ultimo momento, che può essere anche un cane, un altro animale, che ti porta a reagire. Dalla escono anche ai mezzi agricoli che si trovano anche alla curva, diciamo, sì. E tu non li vedi e loro non ti vedono. Quando li vedi che stanno fuori al centro della strada, se fai in tempo, diciamo, a bloccare la macchina, se non fai in tempo esci fuori strada. Sì. Allora è una strada molto pericolosa proprio per questi mezzi agricoli che escono e quant'altro. Grazie Leonardo, buon pomeriggio, buona serata. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. E siamo dispiaciuti di quanto accaduto, ma soddisfatti e contenti del dover mettere appunto in evidenza quanto si faccia nella nostra Italia. Chissà quanti Leonardo, quanti cittadini ci sono nella nostra Italia che non hanno la possibilità di fare una telefonata, di farsi conoscere, di raccontare il proprio fatto. Ed è proprio per questo che in passato nacquero le emittenti televisive locali, perché quella che all'epoca era definita Mamma Rai, l'unica rete disponibile, l'unico mezzo televisivo di informazione, non consentiva ai tanti italiani a livello locale di esprimere le proprie opinioni, le proprie idee, di portare all'attenzione di tutti gli altri amici e amiche quanto loro si adoperassero e la loro attività. E quindi grazie invece poi all'emittenza locale sono nate le tante TV, le radio libere e le emittenti libere e quindi locali. E dobbiamo purtroppo dire, e non me ne vorrete se io insisto su questo tasto, che il legislatore è stato molto disattento nei confronti delle emittenti locali, facendo in modo invece che si fortificassero le realtà nazionali. E laddove vi fossero realtà locali di una certa consistenza, di ridurre il loro bacino, di ridurre le loro forze affinché quanto tolto alle realtà locali, alle emittenti televisive locali, fosse messo a disposizione di altre e nuove realtà, televisioni nazionali. Questo non fa bene alla democrazia, questo non fa bene ai tanti Leonardo, ai tanti cittadini che vorrebbero esprimere le loro opinioni, le loro considerazioni, dare con il loro racconto un apporto semplice, genuino a tutti quanti. Ecco, spegnere una TV locale, una radio locale, un giornale locale, significa spegnere una parte di città
che altrimenti non avrebbe spazio non solo nel ricevere l'informazione, ma soprattutto nel partecipare e diventare protagonista dell'attività, della vita, della cultura, della società di cui fa parte. Ed essere cittadini italiani è anche questo, libertà di esprimere le proprie idee, le proprie attività e di partecipare e di avere le stesse possibilità degli altri.